Rapina al supermarket del Favaro, denunciati due spezzini traditi dalla loro motocicletta e beccati dalla Polizia di Stato. Celebrata anche alla Spezia la giornata della Marina Militare in ricordo dell'impresa di Premuda del 1918. Dopo le elezioni in 7 comuni non si spegne il dibattito politico. Stasera i commenti al salotto del signor Rossi. Piazza Verdi, bus spostati in Viale Italia per rifare le corsie. ATC annuncia sconti sul tesserino e novità per i dipendenti. Taglio del nastro al Festival del Biologico a Varese Ligure, al via anche la casa in piazza a Sarzana. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati al TLS Giornale. Sono stati denunciati per rapina due spezzini di 36 e 34 anni che ieri hanno messo a segno un colpo al supermercato del Favaro alla Spezia. I due uomini sono stati traditi dal parcheggio della loro moto che hanno usato per scappare e dall'intuito formidabile di un poliziotto. Sentiamo la cronaca a cura di Chiara Alfonsetti. È entrato nel supermercato con il volto travisato da un casco e si è fatto consegnare 1.300 euro dalle cassiere di un supermercato nel quartiere del Favaro. È uscito ed è saltato in sella alla moto, a bordo della quale lo aspettava il suo complice. È finita con due denunce per rapina in concorso a carico di due spezzini di 36 e 34 anni. La vicenda è avvenuta ieri pomeriggio nel quartiere del Favaro. Il coordinamento tra forze dell'ordine ha permesso che in meno di due ore i responsabili dell'episodio vuotassero il sacco ed è stato anche il parcheggio della motocicletta utilizzata dai due a permettere la loro individuazione. La bravura dei nostri dipendenti, dei ragazzi della volante, è stata quella di credere fino in fondo che fosse la moto usata per la fuga, quindi hanno chiamato la squadra mobile e il dottor Ascione in persona, che è il dirigente della squadra mobile, assieme ad altro personale, ha atteso che qualcuno venisse a riprendere questa moto, di cui è bene chiarire che non sapevamo la targa, cioè usata, quella usata per la rapina, quindi avevamo soltanto un sospetto che potesse essere quella buona. Dopo un paio d'ore, verso le 7, è arrivato un soggetto che è stato subito fermato e l'abbiamo portato qui in ufficio per verificare dove fosse a quell'ora. Abbiamo accertato indiscutibilmente che fosse l'autore della rapina e lui stesso, messo davanti all'evidenza, ha ammesso il fatto. Sono stati proprio il 36enne e il 34enne a portare la polizia nel luogo dove era stata abbandonata la pistola. Si sono mostrati collaborativi ed essendo trascorsa la flagranza di reato sono stati denunciati. Parte della refurtiva è stata recuperata anche se qualche banconota nella concitazione del momento durante la rapina è andata persa e parte del denaro invece è stata spesa. Il restante verrà restituito ai legittimi proprietari. Oggi, in occasione della giornata della Marina Militare del 98esimo anniversario dell'impresa di Premuda del 10 giugno 1918, alla presenza del comandante marittimo nord ammiraglio di divisione Roberto Camerini, si è svolta all'interno della base navale della Spezia la cerimonia commemorativa dell'eroica azione navale compiuta dal comandante Luigi Rizzo e dal guardia marina Giuseppe Aonzo, che attaccarono una formazione navale austriaca nelle acque antistanti Premuda sulla costa dalmata, provocando l'affondamento della corazzata Santo Stefano e determinando così l'epilogo vittorioso della Grande Guerra. Al termine della lettura dei messaggi augurali c'è stata la benedizione di una corona d'alloro. La cerimonia è poi proseguita con la consegna di alcune onorificenze ed encomi al personale della Marina Militare in servizio. Infuocata puntata del salotto del signor Rossi questa sera a partire dalle ore 21:30 con i principali esponenti politici della nostra provincia e della regione che commentano per noi il risultato delle recenti amministrative in 7 comuni della nostra provincia, in vista poi anche delle elezioni del 2017 che riguarderanno tra l'altro anche il comune della Spezia. Ma vediamo un breve estratto dalla puntata in onda questa sera alle 21:30. Intanto voglio tranquillizzare la consigliera Pucciarelli sulla capacità di Paola Sisti di distinguere il suo ruolo lavorativo dal ruolo politico che ha.
D'altronde, se voi aveste davvero tali preoccupazioni, guardate, ieri in commissione abbiamo giusto appunto deciso che il consigliere della pubblica assistenza indicato dal centrodestra della Spezia sia un dipendente della pubblica assistenza. Cessato dal 2007, omette di dire quel piccolo particolare. E abbiamo centinaia di conflitti di interessi. E poi vuol falsificare la realtà, continui pure, perché la sta far bene questa parte. Per dire che a seconda di come la si vuole raccontare come sta facendo lei in questo momento. La sta facendo. Ma non si possono dire delle falsità. Non ha cessato il lavoro dalle dogane. Se effettivamente le cose stanno così o meno, non si sa ancora e non lo sa nemmeno la consigliera. La carta che c'hanno, il curriculum, detto che questo, parlava chiaro. Santo Stefano Magra, è stato paventato durante la trasmissione un possibile conflitto di interesse tra del nuovo sindaco col suo lavoro di direttore delle dogane. È una cosa che ha una sua credibilità oppure no? Ma mi sembrano parole in libertà. Paola Sisti intanto è una persona molto seria che assolutamente non credo possa fare commistione dei due ruoli, e poi non c'è alcun conflitto di interesse. Credo che saprà governare Santo Stefano Magra anche d'intesa con l'altra parte di PD, che ha contribuito dopo l'esito delle primarie a dare una mano a vincere nettamente le elezioni, per attivare una stagione di buon governo. Peraltro c'è da dire che nel corso del dibattito in cui appunto questa cosa è emersa, io ho fatto l'esempio di una persona che era stata nominata dal centrodestra di recente nella pubblica assistenza e che era anche dipendente della pubblica assistenza. Dalle mie verifiche ho appunto appurato che assolutamente non è dipendente, quindi è giusto riconoscere che c'è stato un errore per parte mia. I veri conflitti di interesse, però, nonostante questo caso, il cittadino avesse ragione, nel centrodestra ci sono. Per rifare le corsie degli autobus da poco completate in Piazza Verdi alla Spezia, si dovranno spostare i bus in Viale Italia, una decisione che dovrà essere assunta nei prossimi giorni e che creerà sicuramente polemiche tra i cittadini e soprattutto tra i commercianti della piazza. E questo è l'argomento della nota settimanale a cura di Riccardo Sottanis. In questi giorni torna prepotentemente alla ribalta la vicenda Piazza Verdi. Ci eravamo proposti di non parlare più di questo progetto che ha diviso la città dopo il via libera dalla soprintendenza al completamento dei lavori. Tutti abbiamo pensato che finalmente si sarebbero superate le polemiche e i contrasti e il progetto sarebbe stato portato a compimento senza altri colpi di scena. Il progetto può piacere o meno, ma il blocco della piazza sta penalizzando oltre misura i tanti negozi e le piccole aziende che gravitano intorno ad essa. Evidentemente le nostre previsioni sono risultate errate se, come sembra, si dovrà ora sostituire la pavimentazione già realizzata, ma che si sta sgretolando. Il travertino della pavimentazione si è in parte disintegrato e in queste ultime settimane si è ricorsi all'uso del bitume per coprire le fosse che si sono create nelle corsie dove transitano gli autobus. Per rifare i lavori, il cui costo ammonterebbe a centinaia di migliaia di euro, bisognerà spostare i mezzi pubblici su Viale Italia, con gravissimi disagi per gli utenti e per il commercio cittadino, già troppo penalizzato, come testimoniano le tante chiusure registrate negli ultimi mesi. La situazione che si è determinata impone alcune riflessioni. Intanto i cittadini avrebbero diritto di sapere dal Comune come stanno esattamente le cose. Sono vere le notizie pubblicate dai giornali sulla necessità di rifare lavori già ultimati con aggravio di costi per la collettività? Sono vere le notizie secondo le quali le prove tecniche sui materiali hanno certificato che il travertino aveva le caratteristiche previste nel capitolato d'appalto? Se così stanno le cose, di chi è la colpa di quanto sta accadendo? Si è sbagliato a prevedere l'uso del travertino nelle corsie dei bus o il progetto prevedeva sì l'uso del travertino, ma in previsione della pedonalizzazione della piazza? Domande legittime a cui gli amministratori dovranno prima o poi dare delle risposte. Le meritano tutti i cittadini che pagano le tasse e in particolare gli operatori e gli abitanti della piazza
e delle zone circostanti penalizzati da una vicenda che assume sempre più contorni a dir poco grotteschi. Rimaniamo su argomento trasporto pubblico e autobus, perché dal 13 giugno costerà meno il tesserino da 10 corse dell'azienda trasporti provinciale. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione, confermando la previsione fatta dall'amministratore unico Renato Goretta alla fine dello scorso anno. Il tesserino costerà 12 euro anziché 15, con un risparmio quindi di 3 euro. Ma intanto lo stesso Goretta ha confermato nella trasmissione A Tamburo Battente, che andrà in onda domenica sera su TLS, che l'azienda sta studiando il trasferimento dei bus da Piazza Verdi a Viale Italia per consentire il rifacimento delle corsie appena rifatte e già danneggiate. Sempre per quel che riguarda TC, Goretta ha annunciato che l'azienda ha sanato 151 cause di lavoro che gravavano tra il personale e l'azienda. Ma Goretta, alla testa di una cordata di finanziatori inglesi, ha rilevato anche l'azienda Schiffini. Il nuovo gruppo, che si chiama San Giorgio, assumerà tutti i 47 lavoratori dell'azienda e quanto prima riprenderà la produzione, guardando sia al mercato interno sia a quello internazionale. La dirigenza dell'ASL ha comunicato l'8 giugno scorso alle organizzazioni sindacali, ai primari e ai coordinatori il piano degli accorpamenti estivi, che riguarderà i principali reparti. Di fatto, dicono i sindacati, un'operazione che significa 50 posti letto in meno e che creerà disagi a cittadini e a lavoratori. Una decisione, proseguono, che è stata presa senza la minima condivisione con le organizzazioni sindacali. Continueremo a esercitare comunque il nostro ruolo di organizzazioni sindacali a tutela dei lavoratori e dei cittadini. Sono anni che il sindacato denuncia pubblicamente le inadempienze dei direttori dell'ASL 5, ma nessuno le raccoglie, conclude il comunicato congiunto. Da venerdì 24 giugno la tariffa 4 euro sul 5 Terre Express non riguarderà più alcun cittadino residente in Liguria, soddisfazione espressa da associazioni, amministratori locali e forze politiche, e soddisfazione espressa anche dal consigliere regionale Andrea Costa, che aveva fatto sua questa battaglia. Sentiamolo, le immagini sono di Davide Morina. Era stata una richiesta di fatto proprio del consigliere regionale Costa e della consigliera Pucciarelli di togliere i 4 euro di ticket sul 5 Terre Express per gli spezzini. Una richiesta che è stata accolta, e anzi dal 24 di giugno saranno i liguri a non dover più pagare questa tariffa. Insomma, una battaglia vinta. Ma certamente è una grande soddisfazione, una grande risposta al territorio. Noi peraltro come Regione Liguria abbiamo detto fin da subito, fino dal giorno in cui è entrato in vigore il cosiddetto treno cadenzato, che da parte della Regione c'era la piena disponibilità per fare modifiche, per accogliere quelle che erano le istanze che venivano dal territorio. E devo dire che in un primo momento c'è stata anche una difficoltà, perché dal territorio stesso non arrivava una proposta unitaria, ma c'erano visioni diverse e discordanti tra loro, quindi per la Regione era veramente difficile fare sintesi. Poi col tempo fortunatamente siamo riusciti a condividere un percorso con gli enti locali, con tutti i rappresentanti anche dell'attività, con i pendolari, e oggi siamo pronti a dare questa risposta importante, perché non far pagare la tariffa dei 4 euro a tutti i residenti della Liguria certamente è una risposta importante, una risposta concreta che certamente incentiva anche l'utilizzo del treno, altrimenti c'era il rischio che si disincentivasse l'uso del treno e si arrivasse a congestionare ancora di più un territorio che ahimè è già saturo. Le novità non riguardano soltanto le tariffe, ma ci saranno anche maggiori fermate lungo la tratta. Forse le novità non si fermeranno qua, perché ci sono altre richieste naturalmente che arrivano dal territorio. Ma certamente dal 24 giugno tante sono le novità che entrano in vigore, a partire ovviamente dalla tariffa, come abbiamo già detto, dal fatto che molti più treni fermeranno nelle Cinque Terre e non solo, anche in tutta la Riviera del Levante, quindi fornendo un servizio migliore e dando un servizio migliore ai cittadini. Io, come ho detto tanti mesi fa quando venivo criticato e attaccato,
credo che da parte della Regione ci debba e ci sarà sicuramente ancora la disponibilità a eventualmente migliorare ulteriormente il servizio, nella consapevolezza che il ruolo nostro della Regione è quello di migliorare il servizio per i cittadini e non certo di peggiorarli. Quindi se arriveranno altre istanze dal territorio e saranno sostenibili da un punto di vista tecnico, sicuramente la Regione le attuerà. Proseguono i sopralluoghi nel comune di Levanto lungo le strade comunali collinari colpite dalle frane per le forti piogge scese la scorsa settimana. Lungo la direttrice Levanto-Dosso è stata ripristinata la circolazione veicolare con transito a senso unico alternato disciplinato da semafori nelle località Faraggiana e Brazzo. E si è svolta stamani nella sede di Via del Molo il consueto comitato portuale, il primo senza la presenza di Marco Simonetti. Il presidente dell'autorità portuale, Lorenzo Forcieri, lo ha voluto ricordare assieme ai membri del comitato in cui Simonetti rivestiva il ruolo di rappresentante delle imprese portuali. Marco Simonetti ci manca, ha detto Forcieri, ora che Marco non c'è più dobbiamo continuare anche in sua memoria a lavorare sodo, ad andare avanti per far crescere il nostro, il suo porto. Lo ha detto il presidente Forcieri prima di iniziare i lavori del comitato, durante il quale è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del manager di Conship. E come tradizione viene festeggiato in questi giorni Sant'Antonio da Padova con le celebrazioni al convento di San Francesco a Gaggiola da oggi sino al prossimo 13 di giugno. Domani sarà il vicario generale Monsignore Enrico Nuti a celebrare la funzione delle ore 18, cui seguirà la Santa Messa anche alle ore 21. Domenica 12 giugno celebrazioni previste alle ore 9, 11, 18 e 21, mentre lunedì 13 giugno messa pontificale celebrata da Sua Eccellenza il Vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti alle ore 18 e poi dal parroco Don Fabrizio Ferrari alle ore 16. Altre celebrazioni sono previste alle ore 6, 9, 10, 11, 21. Al termine delle celebrazioni, le benedizioni dei bambini come tradizione e sulla piazza davanti alla chiesa la distribuzione dei gigli e dei panini benedetti e poi oggetti sacri e una mostra missionaria e l'immancabile pesca di beneficenza con la lotteria di carità. Con iniziative che l'amministrazione comunale assumerà assieme alle associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato si rilancia il marchio Mai Spezia, un logo identificativo con il quale si produrranno gadget e ricordi destinati ai turisti visitatori della nostra città. A presentare l'iniziativa l'assessore Luca Erba, vediamo il servizio di Italo Lunghi. Conferenza stampa questa mattina in Comune della Spezia per rilanciare il marchio Mai Spezia, che trova nelle attività promosse una nuova vita. Con quale finalità lo ha spiegato l'assessore Luca Erba. È quello di proporre il brand Mai Spezia con un'oggettistica in grado di soddisfare anche le richieste dei turisti. Quindi immaginiamo una diffusione tramite maglietta, tramite tazza, la tovaglietta per le attività di ristorazione. Insomma, abbiamo la necessità con dei braccialetti, le magliette, le felpe, abbiamo la necessità di portare il brand Mai Spezia e la nostra città con i turisti in giro per il mondo. Un'iniziativa che premia l'intraprendenza e la fantasia dell'artigianato locale che si lega alle attività commerciali con un'offerta di gadget prodotti alla Spezia. Premia anche questo, premia la buona volontà e la capacità di credere nel proprio territorio e nella promozione del proprio territorio. Abbiamo concluso una manifestazione di interesse, appena insediato ho sentito la necessità di partire immediatamente con questo tipo di attività perché mi sono messo nei panni del turista che arriva a Spezia e visita i nostri territori, non potergli consentire l'opportunità e di mangiare con la nostra tovaglietta nell'attesa magari di essere servito in un'attività di ristorazione, piuttosto che di comprare una maglietta, una felpa, una tazza, una calamita, quello che è l'offerta classica che c'è negli altri territori turistici, mi sembrava una mancanza sulla quale dovevamo rimediare. Attraverso questa iniziativa sarà promosso anche il nuovo portale, capace di offrire molte ed utili informazioni ai visitatori della città, ma anche ai cittadini spezzini. Esattamente, per la fine di giugno abbiamo previsto una conferenza stampa, un lancio di questo portale, che è un'altra offerta sulla quale crediamo molto, crediamo che si debba partire perché sulla quale crediamo molto, ovvero regalare la possibilità al turista di avere sul proprio telefono, sul proprio smartphone, la possibilità di accedere al portale Mai Spezia, che
è inserito in un contesto nel quale si garantisce la possibilità di accedere a tutti i servizi e a tutti i territori che si vogliono visitare. È la città e il territorio che si visita in tasca. Questo è un altro tipo di offerta smart che ci sembrava giusto mettere in piedi. E quali saranno gli strumenti per la diffusione del marchio? Come amministrazione abbiamo la necessità di attivare con le associazioni di categoria, con i commercianti, con gli operatori, una grande campagna di promozione, un incontro per dire credete insieme a noi in MySpezia, credete insieme a noi che l'oggettistica e il gadget possono essere un elemento commerciale importante per la città. Degrado in Piazza Concordia e nel parco Villa Ferrazia Migliarina, il consigliere regionale Giulio Guerri della lista civica per la nostra città, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini, ha presentato un'interrogazione al sindaco della Spezia per denunciare le condizioni in cui si trovano nel quartiere di Migliarina, Piazza Concordia e il parco di Villa Ferrazzi. Tra le altre cose evidenzia il mancato completamento della recinzione e la persistenza di ruderi abbandonati. Comune di Arcola, Ampi e Consulta Giovani organizzano un evento dedicato alla figura di Sandro Pertini domani, sabato 11 giugno alle ore 10:30 nella sala consiliare a lui dedicata verrà proiettato il film documentario dal titolo Mi mancherai, ricordo di Sandro Pertini. Alla presenza dell'onorevole Valdo Spini, presidente della Fondazione Rosselli, e del professor Stefano Cabetti, docente di lettere e filosofia all'Università di Siena. E taglio del nastro questa mattina per la seconda edizione del Festival Nazionale del Biologico e delle Buone Energie a Varese Ligure. Siamo andati stamani a dare un'occhiata in anteprima e assistere all'avvio della manifestazione che proseguirà sino a domenica. Le immagini sono di Davide Morina. Seconda edizione del Festival Nazionale del Biologico e delle Buone Energie. Siamo in Val di Vara, siamo a Varese Ligure, dietro di me c'è il Castello dei Fieschi e questa mattina il taglio del nastro alle 11 per una manifestazione che durerà durante il prossimo weekend, quindi fino a domenica, con tantissimi espositori, tantissimi eventi da mattina a sera dedicati tra l'altro anche ai più piccoli. Abbiamo sentito gli organizzatori di questa manifestazione, in modo particolare la CNA, il Comune e tutti coloro che hanno partecipato per realizzare quello che di fatto è già un evento di grande successo. Devo dire che l'anno scorso è stata una grande scommessa, che credo che sia riuscita molto molto bene, più o meno circa 20.000 persone che sono venute a trovarci, speriamo che quest'anno ne venga ancora di più, ma soprattutto speriamo che questo, come dicevi bene, molto bene prima, sia un motivo di rilancio per il comune di Varese Ligure e per tutta la valle. Questa valle del biologico, che non ci possiamo dimenticare che è stata il primo comune certificato con la certificazione ambientale in Europa. CNA torna nel Borgo Rotondo, nella Valle del Biologico, per questo Festival Nazionale del Biologico e delle Buone Energie, una conferma del successo dello scorso anno, tante le novità tra l'altro previste in questa seconda edizione. Sì, abbiamo allargato la parte espositiva anche ai famosi voltini che ci sono dietro, diciamo, al centro storico, abbiamo una serie di iniziative nuove per quanto riguarda i convegni con personaggi di livello nazionale. Il conduttore di Gheongheo, voglio dire, ci ha fatto questo grande onore. Abbiamo poi, come sempre, soprattutto per le famiglie e i bambini, allargato tutta la parte laboratori, del formaggio, gli animali, la fattoria degli animali. Insomma, veramente una kermesse che è diventata sempre più per tutti, famiglie, bambini e adulti. E per le imprese del territorio? E per le imprese del territorio e soprattutto per il distretto, diciamo, di Val di Vara, per tutte le aziende delle energie che fanno contratti, vendono e sono felici, e per l'indotto che porta Varese Ligure, perché abbiamo avuto un grande sostegno con gli operatori economici, perché la ricaduta non è solo avvenuta in questi giorni, ma dall'anno scorso tutti hanno notato che Varese Ligure è tornata a essere un posto, diciamo, molto più visitato. Ecco, questa è la grande scommessa che CNA ha vinto insieme a tutti i comuni di Varese Ligure.
E molti gli eventi e le curiosità tra i molti espositori presenti che riguardano il food, l'abbigliamento ecosostenibile e l'efficientamento energetico. E non manca naturalmente, come abbiamo visto, la fattoria degli animali per i più piccini. Vediamo. Non potevano non essere presenti la cooperativa casearia Ears Food qui in Varese Ligure al Festival del Biologico, due aziende che sono un po' l'eccellenza della produzione casearia in Val di Vara, ma che poi guardano un po' a livello nazionale, siamo perché sono famosissime. Anche al resto d'Italia. Allora, diciamo che la cooperativa casearia è una delle aziende storiche di Varese Ligure e ricopre un ruolo di fondamentale importanza per il discorso della filiera del latte. Ci sono 21 soci che conferiscono il latte quotidianamente e i formaggi che sono alle mie spalle sono prodotti con questo latte. Grazie alla Coop, per esempio, serviamo anche il distretto Nordove, vale a dire le Coop di Piemonte e Lombardia. Per quanto riguarda il sud invece ricopriamo un ruolo prettamente nazionale, oltre al nostro marchio Le Biobontà di Varese Ligure distribuito su tutto il territorio nazionale, siamo sicuramente, certamente la prima azienda italiana produttrice di yogurt biologico, soprattutto in quello che è il private label, il marchio privato, dove i più importanti marchi della grande distribuzione e della distribuzione organizzata vengono prodotti proprio qui a Varese Ligure nel nostro stabilimento. Quali sono le soluzioni più innovative per risparmiare energia nella casa del futuro, ma forse già nella casa del presente? Si parte magari dall'impianto fotovoltaico, che è non solo uno strumento per abbattere i costi dell'energia elettrica, ma soprattutto, e questo aspetto probabilmente è impagabile da un punto di vista economico, la possibilità di essere realmente indipendenti, perché autoprodurre la propria energia è un po' come se ciascuno di noi avesse in casa un distributore di benzina o di gasolio, magari per far funzionare l'automobile. Esistono anche oggi dei sistemi di nuovissima generazione per utilizzare l'energia elettrica autoprodotta a costo zero, ad esempio per il riscaldamento, come la caldaia ibrida che presentiamo qua in fiera, o sistemi a pompa di calore che sono totalmente elettrici, dove si possono tagliare i costi di riscaldamento da un 50 a un 80, anche a un 100% se si autoproduce la propria energia rispetto a gas, legna, pellet o GPL. Scarpe assolutamente colorate, divertenti, dal design potremmo dire unico, ma di unico c'è anche il materiale con il quale vengono prodotte queste calzature. Che scarpe sono queste? Principalmente noi costruiamo e produciamo scarpe biologiche vegane. Perché biologiche vegane? Perché sono costruite con materiali diversi dal solito. Si parte con una canapa al 100% oppure mischiata con il cotone, 60% di canapa e 40% di cotone, come vedete queste qui. E la suola vengono fatte con una bioplastica che è un composto di canna da zucchero senza petrolio biodegradabile. E questa sera alle ore 21 trasmetteremo su TLS uno speciale dedicato proprio al Festival di Varese Ligure con interviste, curiosità e anticipazioni. Giornata ricca di eventi, quella in programma Levanto domani, sabato 11 giugno, tra Notte Bianca, Marcia Podistica e Mercatino Contadino, la cittadina rivierasca inizierà ad animarsi fin dal mattino per concludere gli appuntamenti nella prima mattinata della domenica con le feste in spiaggia. Ad aprire il calendario delle manifestazioni sarà il Mercatino Contadino dalle ore 9 in piazza Staglieno, alle 19.30 la Notte Bianca e poi la Disco Beach. In programma anche la settima edizione della marcia Mesco sotto le stelle, competizione podistica notturna. E appuntamento per domani, sabato 11 giugno, nel Borgo delle Grazie per la seconda edizione di Sua Maestà a Fainà. A questo famoso piatto le Grazie hanno voluto dedicare un'intera giornata. Alle ore 15 i mercatini dell'ingegno e degli hobbisti, poi degustazioni gratuite e dalle 18.30 e per tutta la serata appuntamento con l'intrattenimento sul palco, DJ set e musica live. Ed è stata inaugurata oggi in Piazza Luni a Sarzana la quarta edizione della Casa in Piazza, manifestazione organizzata dalla Confartigianato Spezzina. Vediamo il servizio di Daniele Rabuazzo.
Torna come di consueto a Sarzana la Casa in Piazza, manifestazione organizzata dalla Confartigianato Spezzina, giunta alla sua quarta edizione e rivolta al mattone, ai suoi complementi e all'ecosostenibilità ambientale. L'evento ravviverà il centro di Sarzana da questo pomeriggio sino a domenica. Grazie alla collaborazione che abbiamo messo in piedi, questa sinergia con Confartigianato e amministrazione comunale, da Casa in Piazza si passerà poi domani pomeriggio dalle 18 fino, insomma, a tarda sera alla Notte Verde, un evento che vuole coniugare la sostenibilità, le buone pratiche ambientali con un po' anche il divertimento e un aspetto un po' più ludico. Alla manifestazione hanno aderito oltre 100 imprese artigiane del territorio nostrano. Numerosi poi gli eventi collaterali con dibattiti, visite guidate, premi ecosostenibili e Notte Verde. Certo, è la nostra prerogativa, perché con l'ecosostenibilità sicuramente si hanno molte più possibilità poi di incidere anche a livello lavorativo, quindi di acquisire lavori per le nostre imprese e non solo, però il rovescio della medaglia è comunque migliorare il nostro clima e le nostre abitazioni. L'evento, come dicevamo, terminerà domenica. Gli orari sono dalle 17 alle 23. Domani 11 giugno il Centro Sociale Barontini a Sarzana ospiterà una giornata di studio sul Concilio Vaticano II, il profondo rinnovamento della Chiesa di Papa Francesco e la figura di Padre Vincenzo da Marco, religioso vincenziano che operò a Sarzana come sacerdote e insegnante per più di 10 anni, lasciando di sé un ricordo che non si è mai offuscato. Il titolo dell'iniziativa è Dignità della persona e apertura agli altri, valori del concilio ma anche della vita pastorale di Padre da Marco. Relatori della giornata, che inizierà alle 9, sono Giovanni Cereti, Gaetano Lettieri e Sandro Lagomarsini. La pastorale giovanile della diocesi della Spezia organizza Missione Giovane, una festa di fine anno dall'11 al 18 giugno. Domani il primo appuntamento, vediamo il servizio di Italo Lunghi. Domani sera un bel momento di chiesa per i giovani, di che cosa si tratta e dove sarà? Allora, si terrà nella scalinata Quintino Sella, nella Pia Casa della Misericordia. E, è una serata per dare inizio a un invito, l'invito del Papa, che è quello di uscire, di entrare in contatto con le altre persone e di esortare alla fede, all'evangelizzazione. Un bel momento quindi vissuto insieme, inizierà domani sera alle ore 19? Alle ore 19 con la Santa Messa, una Santa Messa con una sorpresa, vogliamo dire. La sorpresa, la diciamo. Sorpresa. Allora, domani sera ci sarà la Santa Messa e con noi ci sarà Fra Marco Cosini, che è con noi oggi in questi giorni proprio per dare una testimonianza anche della sua vocazione, ecco. Bene, bene. Una bella esperienza quella dei giovani, allora sentiamo un po' la tua esperienza personale. È davvero una bellissima esperienza, in quanto anche io sono stata coinvolta dai ragazzi del Sabato della Carità i primi di ottobre, ed è un'esperienza che ti segna tantissimo. È veramente bello e emozionante stare assieme ai giovani, è un gruppo così affiatato e compatto, quindi un invito a tutti i giovani a venire nel nostro gruppo. Ma domani sera non sarà l'unico momento di vivere questo momento di chiesa e tutti i giovani insieme, ci sarà anche un altro aspetto importante nella serata. Assolutamente sì, ci siamo, finalmente è arrivato il momento, stiamo per partire per Cracovia, quindi domani sera il nostro vescovo ci darà il mandato proprio per andare in missione anche in terra appunto straniera verso il Papa, ecco. Ricordiamo allora l'appuntamento, ora, dove, quando e perché. Allora, alle 19 c'è la Santa Messa alla Pia Casa della Misericordia in via Quintino Sella. Poi la cena insieme, un momento molto bello di incontro e riflessione con appunto degli ospiti dei Nuovi Orizzonti, quindi Chiara Mirante che ci guida anche lei con l'evangelizzazione. Poi dopo la testimonianza ci sarà questo momento molto bello del mandato del Vescovo a noi che andremo a Cracovia. Buona strada, si dice. Grazie, altrettanto. Saranno un centinaio in gran parte bikers provenienti da Germania, Svizzera e Austria e podisti pronti a cimentarsi nella prima edizione dell'Alta Via Epic Trail, la gara di ultra trail a tappe con partenza il 18 giugno da Bolano e con arrivo il 25 giugno in provincia di Imperia. Il percorso lungo 390 km è stato presentato oggi in Regione Liguria, un itinerario che si snoda su tutta la Liguria
sul sentiero dell'Alta Via delle Alpi Liguri con 14.450 metri di dislivello positivo da completare in 8 tappe, tra le quali la tappa Spezzina di Sesta Godano. Osi, Lipu, Arcola e l'Associazione Culturale Artena organizzano per questa domenica 12 giugno alle ore 18 all'Osi, Lipu di Arcola un evento itinerante di musica e poesia con il patrocinio del Parco di Monte Marcello Magra e del Comune di Arcola. La manifestazione, della durata di circa un'ora e mezza, si svolgerà lungo un suggestivo percorso pianeggiante sul lungo fiume. Domani sera a Ceparana c'è la serata di solidarietà per Aisla organizzata dall'associazione Life on the Sea. Vediamo i dettagli nel servizio di Italo Lunghi. Life on the Sea ancora all'opera, un'altra bella iniziativa domani sera, di che cosa si tratta? Allora, è un'iniziativa che continua, per essere proprio sinceri, perché è iniziata già con la prima serata, è un tour che noi abbiamo organizzato che durerà per tutto il 2016 a favore della raccolta per gli ammalati di SLA e per la ricerca per la SLA. Quindi noi abbiamo iniziato questo tour, questo è un secondo appuntamento che si svolgerà a Ceparana, esattamente al comune di Bolano, all'interno del centro, il centro degli eventi, una location abbastanza carina dove tutti potranno partecipare, intervenire a questa manifestazione, dove parteciperanno dei ragazzi che ormai in tanti conoscono, come ad esempio Camilla Rinaldi, avremo Michelangelo Falcone, avremo Ludovica Vatteroni, Bazzali, che è un tenore molto molto famoso, e una band, la J&J Band, che sarà una band che seguirà la nostra associazione in questo tour e per tutte le altre manifestazioni, perché questa è una delle tante date che poi saranno comunicate sicuramente al pubblico in modo tale da metterli in condizioni di poter partecipare. Quindi una bella iniziativa, vogliamo ripetere l'ora di inizio e soprattutto se è un'iniziativa aperta a tutti. È un'iniziativa assolutamente aperta a tutti, l'inizio della serata sarà alle 20.30, però c'è una piccola sorpresa, nel senso tutti coloro che amano le macchine d'epoca possono venire nella piazza degli eventi, lì ci saranno le macchine del CAMS, ci saranno il Vespa Club, ci saranno delle moto d'epoca, quindi avranno anche da ammirare delle bellezze particolari. Dopodiché alle 20.30 cercheremo di allietare tutta la popolazione che interverrà alla manifestazione in maniera, ripeto, totalmente gratuita. Poi chi vorrà fare un'offerta per aiutarci ad andare avanti con questo progetto la potrà fare durante l'evento, e quindi noi alle 20.30 inizieremo questa manifestazione canora. E inizia il conto alla rovescia per il 91esimo palio del Golfo. Mentre gli equipaggi si affrontano gara dopo gara, il Comitato delle Borgate è impegnato nell'organizzazione del villaggio del palio, che animerà passeggiata Morin dal 29 luglio al 7 agosto. Il villaggio del palio diventa un luogo d'incontro e un'opportunità per aprire una bella vetrina, spiega Francesca Micheli, vicepresidente del Comitato. Sono ancora disponibili alcuni stand per gli espositori. Gli interessati possono contattare gli organizzatori scrivendo a comitatoborgate@alice.it. È in pieno svolgimento la sesta edizione di Sailing Campus, un'iniziativa volta a favorire l'integrazione di ragazzi diversamente abili attraverso lo sport e in particolar modo la vela. Vediamo il servizio di Selene Ricco e Davide Morina. Per il sesto anno torna Sailing Campus, si concluderà domenica, un'opportunità importante, lo ricordiamo e lo sottolineiamo, soprattutto gratuita per i ragazzi che potranno approfondire o anche avere un primo approccio alla vela. Esatto, esattamente così, il sesto anno di questa, diciamo, importante iniziativa che parte da Andrea Stella, insomma, dello spirito di Stella, che è stato un po' l'ideatore di questi campus che diciamo, ci sono in varie realtà d'Italia, in realtà sono quattro realtà. E tutto questo è possibile proprio perché La Spezia, col tempo, diciamo, la sua scuola di vela ha migliorato quella che è la logistica del circolo velico, quindi qui a La Spezia ci sono diciamo, per le persone disabili, anche con una disabilità importante, tutte le caratteristiche per poter, diciamo, iniziare e continuare un progetto di vela. Quindi innanzitutto ci sono due barche a vela, due Dream, che sono barche, diciamo, accessibili, quindi hanno due seggiolini
e da dentro si fanno tutte le manovre da seduto. Poi c'è l'elevatore, quindi per mettere, imbragare, mettere sulla barca e poi naturalmente fare l'operazione inversa delle persone disabili. Ci sono gli spogliatoi, ci sono i bagni, sono state eliminate le barriere, quindi con scivoli, eccetera. Quindi il circolo velico della Spezia e la scuola di vela che è connessa negli anni è diventato un punto d'eccellenza. Si rafforza la disponibilità anche di tutta la comunità portuale che sostiene questa iniziativa, non ultimo il recente acquisto di un gommone che appunto aggiunge un valore davvero importante a un'iniziativa dall'alto valore sociale. Sì, noi abbiamo aderito volentieri a questa richiesta, così come negli altri anni l'abbiamo fatto per la Gruetta, per un'imbarcazione che si era danneggiata, e sosteniamo questa iniziativa perché riconosciamo appunto un alto valore sociale, un altro valore di integrazione nei confronti di persone appunto che hanno problemi di diversa natura, e queste attività sono attività propedeutiche molto importanti per favorire la normalizzazione, la vita di queste persone, e anche il loro rapporto col mare si è visto che è estremamente positivo. Come è stato detto, è molto importante la sicurezza in cui avvengono queste attività e noi contribuiamo in questo senso per garantire con questo gommone di appoggio il fatto che i ragazzi sono sempre accompagnati quando escono con la barca, in modo di essere in assoluta e totale sicurezza. Un momento importante per questi ragazzi, al quale partecipa ancora una volta la Lega Navale di Lerici. Esattamente, quindi come ogni anno questo campus è importantissimo, perché noi dobbiamo dare a questi ragazzi quello che loro nella loro disabilità hanno di meno di noi, e dobbiamo anche avere un sorriso, perché guarda, sono contentissimi quando salgono in barca, quando possono impegnarsi in questa attività. Credo che veramente vedere un sorriso è la cosa più importante. E prima di chiudere, uno sguardo al meteo per la giornata di domani, sabato 11 giugno, con un previsto peggioramento. Al mattino nuvolosità irregolare con possibili piogge sparse, dalle prime ore del pomeriggio nuove condizioni di instabilità atmosferica determinano variabilità su tutto il territorio regionale, con possibili temporali di intensità anche localmente forte, soprattutto in serata e nella notte. Sulla costa al mattino irregolarmente nuvoloso e al pomeriggio cielo variabile con possibili rovesci o temporali. Umidità su valori alti, venti moderati dai quadranti meridionali in rinforzo fino a forti nel pomeriggio con possibili raffiche di burrasca. Mare in aumento fino a mosso ovunque e molto mosso in serata a Levante. Le temperature oscilleranno tra una minima di 17 e una massima di 22 gradi. È tutto, vi ringrazio per il cortese ascolto, buon proseguimento su TLS, arrivederci.